So here we go again and again and again. Non lo so, ci siamo, sì. Partiamo per una nuova, non so come intitolare questo video, ragazzi. Se è Flat Earth Debunked, però se scrivo Flat Earth Debunked, molti in inglese ci cliccano, vedono che parlo in italiano. È come quando stai su YouTube che vuoi guardare un video, è scritto tutto in inglese, vai sicuro e cominciano a parlare in indiano. E succede che vorresti ammazzarlo quello che ha fatto il video, no? E quindi, siccome non vorrei fare questo, mi sa che lo intitolo proprio Alex Semiasse Debunked. Semiasse. Semiasse del camion. E io non era nemmeno così in programma questo personaggio per essere debunkato, come si dice, ma è venuto a cagar cazzo così, dicendomi parole d'amore in questo messaggio qua. In poche parole mi dice che io appartengo al nulla cosmico, perché ha visto l'altro truffatore come lui, questo qua, e che diciamo io l'ho debunkato. Ma si è incazzato, ma lascia il suo commento. Ho detto, ma chi cazzo è questo? Non può spulciarlo sto mostriciato. Tutto un tratto vado a rivedere il messaggio, ha cancellato il messaggio e l'ha rimesso con quest'altro nome utente. Beh, bisogna fare attenzione, perché appena io apro OBS ci sono rallentamenti, quindi l'immagine è bloccata, eccetera eccetera, quindi però fra qualche minuto si risblocca, non c'è niente da fare, quindi andiamo avanti. Chi è questo Giovanni Paneroni? Vedendo un po' in giro si scopre che eccentrico personaggio, affascinò Indro Montanelli ed è stato più volte adoperato come esempio negativo nel dibattito politico. A tal proposito, in Francia fu coniata l'espressione "Ma sei un pene rouge, porca puttana!" Una pane rouge! Per sottolineare l'assurdità di una teoria. Ora, ovviamente il nostro eroe che parliamo oggi, lui ha scelto questo eroe perché anche lui ai suoi tempi, insomma, parlava della terra piatta. Ecco questo personaggio, ragazzi, questo qua, Giovanni Panerani. Giovanni Panerani nasce a bla bla bla, famiglia di commercianti di frutta e verdura. E lo avviò agli studi per diventare prete. Trascorso solo 2 anni nel collegio di Scuola, tornò all'età di militare e si arruolò nel corpo dei carabinieri. Bene, chiudiamo qua e andiamo alla prossima slide, come si dice. Dopo guerra, questo tizio qua, questo, entrò a far parte del movimento Vivi, no? Che esiste anche oggi, il movimento Vivi, e si divertiva a imbrottare i muri delle università e dei licei scrivendo "Paneroni da solo fermò la terra, a caso non gira più la terra, indi spedì Galileo al suo destino, la terra non... La terra non gira, oh bestie!" E sì, perché faceva parte dei Vivi, ovviamente, no? Come ho indicato qua. Poi andiamo a vedere il nostro eroe, Alex Semiasse, del camion a 16 valvole. Qui vediamo un As Above, So Below, perché lui ovviamente... Questi qua sono i gnostici, ragazzi, quelli che
Vogliono far vedere agli altri che loro hanno la conoscenza e, beh, ovviamente qualche pollo ci casca e li segue, diciamo. Ha quasi 11.000 subscribers. Non c'è da essere fieri, ragazzi, quando le pecore te si attaccano. E questo è il suo Facebook, ragazzi. Respect your mother. Ovviamente, madre terra, eccetera, eccetera. Tutta questa roba orientale, gnostica, eccetera, eccetera. You get that? What the fuck is... Infatti, non è il mio cognome, dice qua in un'intervista. Il mio nome è Alex. Con la X e mi... Sono messo tantissimi anni fa il nome Semiasse e è rimasto perché ero un appassionato di alieni, quindi di pleiadiani. Semiasse era un astronauta pleiadiana, cioè lui si associò a un nome di una donna. Ok, l'astronave, diciamo, di Billy Mayer. E lui andò con la sua compagna nel 2003 a trovare questo rettile in Svizzera, Billy Mayer. Questo è Billy Mayer, ragazzi. Vediamo dove ci porterà questo viaggio, ragazzi. Edoardo Billy, che in albanese significa pisellino, cioè pisello, è uno scrittore e contattista svizzero. Conta, lui contatta gli alieni. Di lingua tedesca, noto per le sue teorie di ufologia, non ufologia, ma fulogia, legate anche all'ambiente dei nuovi movimenti religiosi, in quale sostiene di aver avuto e ad avere tuttora numerosi contatti con esseri extraterrestri, simili agli umani e chiamati Pleiaren. You get that? Poi il nostro eroe, il Semiasse, è anche appassionato di UFO. Ok, poi sono andato con la mia panda nello Yorkshire, in Inghilterra, a vedere i cerchi nel grano. Quindi sono entrato dentro. Ok, cerchi nel grano. Questi polli credono che veramente gli alieni, o che cazzo, non so, scrivono. O anzi, qualcuno magari crede che la Terra stessa genera. La madre terra genera lei stessa questa geometria sacra. In realtà non capiscono i polli che so, chi ci controlla, ha tecnologia per fare queste cazzate così le, i polli credono agli alieni. Vedo che il computer è lentissimo, non so se riesce ad andare avanti. Piano piano ce la possiamo fare. Vediamo. Lui dice che praticamente è stato Mediaset che lo ha riscoperto. Sentiamo. Poi l'anno scorso, nel 2021, una trasmissione importante di Mediaset ha deciso di tirarmi fuori e mi ha dedicato una puntata in prima serata senza chiedermi neanche permesso. Ha preso dei miei video delle mie immagini e le ha messo in prima serata per prenderlo in giro, lui parla della terra piatta, no? E questo qua invece ovviamente lo presenta come se un'importante trasmissione di Mediaset ha deciso di tirarmi fuori, quasi proprio vantandosi che hanno scelto lui per prenderlo in giro. Hanno scelto mai loro, eh? Ah, signore. Beh. E nel suo YouTube lui fa una specie di tutorial su come dare acqua alle piante in modo molto più intelligente. E lo stavo vedendo come quanto era intelligente. È effettivamente veramente una volpe questo personaggio, ragazzi, perché ha cominciato a mettere roba chimica schifosa, tossica per appiccicare questi due vasi. Non so se è silicone, non so che cazzo ci ha messo. Per appiccicare colla, non so che cazzo è, per appiccicare questa roba che poi mette dove le piante poi avranno le radici e
E lui ci ha, io ho detto, vabbè, ma userà solo per i fiori, così non roba da mangiare. E invece no, ragazzi, l'ha usato per metterci roba, roba che si mangia, ovviamente. E infatti l'effetto poi si vede. Che ci ha piantato peperoncini piccanti, mushroom, per fare un po' di viaggi astrali, mushroom, eccetera, eccetera. Insomma. Nessun danno, ragazzi. Il danno era già stato fatto, quindi. Poi lui ci parla tanto della Tartaria, della terra piatta. E voglio dire, su YouTube non mi risulta che l'argomento terra piatta sia censurabile. Non vorrei quasi pensare male, ma forse al sistema piace che noi parliamo del niente, della terra piatta. È come se noi stiamo andando come prigionieri, come gli ebrei, per dire, non stavamo andando nei treni, che cazzo ne so, oppure togliamo gli ebrei, magari qualcuno, anzi non dovevo manco dire ebrei, perché non si può, però per dire, mettiamo che tu sei un prigioniero in un treno, e questo treno sta viaggiando, e fra prigionieri voi litigate, ma la forma del treno è fatta così, dice uno, no, invece è fatta così, e cazzo c'entra, tu sei un cazzo di prigioniero nella cosa. Ma questi sono intelligenti purtroppo, anche perché questa gente, ragazzi, gli gnostici, infatti qui adesso metterò una carrellata di. E il bello che almeno la Chiesa prima, quando potevano influenzare con le loro minchiate, che cazzo ne so, la gente poteva sentire le loro minchiate, poteva influenzare la gente, li bruciava perché dicevano minchiate, no? Come questo qua. Poi, siccome adesso li lasciano liberi parlare perché ormai la gente non c'è più ricezione, però prima, quando la gente poteva anche capire quello che dicevi, ti bruciavano, ovviamente. Non che insomma sia bello quella roba, perché ognuno dovrebbe avere la libertà di dire quello che vuole, anche se la terra è a forma di stella, quello che cazzo è, insomma. Comunque, vediamo un attimo queste perle che ho visto sulla sua pagina Facebook, ragazzi. Da sempre esistono esseri su questo pianeta che indicano la via per edificare un nuovo mondo, per aprire il cammino all'umanità verso una nuova aurora, cazzo. Sono esseri di luce accomunati dalla stessa forza, cazzo, energia, marchiati dalla stessa solitudine. Esseri di luce, ragazzi, è da questi esseri di luce che viene fuori tutto questo lingo, questo modo di parlare di questi nostri eroi su YouTube, tutta questa gente così orientalizzante, no? Vediamo qui, ragazzi, qui abbiamo il top del top, ragazzi. Qui abbiamo Krishnamurti, l'immortutia Krishnamurti. Quando ti definisci indiano, musulmano, cristiano o europeo o qualsiasi altra cosa, diventi violento. Guarda, questa è classica mentalità del nuovo ordine mondiale. E lui lo mette là tutto fiero, sta roba. Ci arrivi da solo al perché? Perché ti stai separando dal resto dell'umanità. Quando ti definisci in base ad un credo, cultura, nazionalità, tradizione, questa azione traspira violenza. Minchia, mi sembra che. E che cazzo ne so, è l'Unione Europea, qualcuno là al Parlamento Europeo che sta dicendo queste cose. Così un uomo che cerca di comprendere la violenza non dovrebbe appartenere a nessuna nazione, religione, schieramento politico o parte di un sistema. Egli dovrebbe comprendere che è parte del totale dell'umanità. Che è quello che vuole, perché per dire il Papa adesso c'è questo ecumenismo, no? Di unire tutte le religioni, perché piano piano devono unire tutti, come diceva anche la canzone, Imagine there's no religion, eccetera, eccetera, diceva la canzone di cosa, no? Senso, un mondo senza religioni, senza. Bene. Poi ha messo anche una citazione di Rino Gaetano. E quando la tua mente prende il volo, ti accorgi che sei rimasto solo.
Siamo sulla stessa barca, io e te. Piaceva anche a me Rino Gaetano, però quando ho aperto gli occhi, ragazzi, ho visto anche quest'altro lato di Rino Gaetano, ragazzi. Il compito di chi veniva messo alla gente, così a milioni di gente, così era quello di distruggerli. E lo dice questa copertina, per chi ha occhi per guardare. Magari a Semiasse dice: oh, che bello, la libertà di uscire con le chiappe di fuori, non c'è niente di male. Buona, assurda, niente, assurda. Non è che le pecore poi vengono influenzate da questa roba. No, assolutamente. Ma vediamo anche i testi di Rino Gaetano, ragazzi, che lui ama così tanto. La gente si sveste, comincia un mondo diverso, ma fatto di sesso, e chi vedrà, vedrà. Buttala, vieni qua, chi la vende, chi la dà? Insomma, ma di chi cazzo stiamo parlando? Questo è uno della canzone più famosa ho messo. Se vai a vedere i testi, che io mi piaceva molto. Ovviamente questa gente è brava, ragazzi, c'è cazzo da fare. Sono esperti. Come sono esperti pure i cazzo di Led Zeppelin o Pink Floyd, ma sono mostri alla fine. Cioè. Ma di che stiamo parlando? Vediamo qui che adesso. Sempre sul suo Facebook questa perla. Allora, ci sono due tipi di ignoranza sul cibo: l'ignoranza per mancanza di informazione ed informazione. Di formazione ed informazione. E l'ignoranza per presunzione. Che il latte, questa è una roba così pro-vegani, siccome lui è vegano, vegano, e poi c'è questa presunzione, l'ignoranza che il latte e i formaggi facciano bene, c'è questa presunzione, no? Alle ossa, fa parte di quest'ultime, questo è il. Quindi capite, ragazzi, lui sta dicendo che il latte e i formaggi fanno male, cosa che l'uomo da sempre ha mangiato, ragazzi, da quando è esistito. Vedo qualcosa in me. Ma per il vegano, ovviamente, che è stato. Il vegano è un'invenzione del rettile, ovviamente, di chi ci controlla. Perché ci vuole stupidi, perché mangiando solo erba siamo più stupidi. E ha messo in co cosa che ci sono cascato anch'io. Ovviamente anch'io ero vegano per molto tempo. E attenzione, vediamo chi lo dice, chi sta citando lui. Lui sta citando un certo professor Franco Berrino dell'Istituto Nazionale di Tumori di Milano, Italia, ragazzi. Questa persona dice: non è proprio l'ultimo dei pirla, quindi ascoltatelo e leggete. Laureatosi in medicina in chirurgia magna cum laude all'Università di Torino, specializzato in autonomia di specie, ma scusa, la limitazione di salute, spiegando inoltre che i bambini come anche gli adulti sono oggi troppo nutriti perché ci sia bisogno di mangiare latte quotidianamente, il latte e formaggi di mucca stimola i fattori di crescita, i quali insomma il latte fa bene il cancro, secondo questo. E questo lo dice uno, ragazzi, dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Questi sono gli stessi che hanno promosso il succo magico, ragazzi. E lui cita un mostro. Un mostro non in giacca e cravatta, qui siamo oltre la giacca e cravatta, ragazzi. Ma se io mettessi il nome su Google adesso, cosa che non farò perché c'è abbastanza materiale, insomma. Ciao verde, vediamo co cos'altra perla mette su Facebook. Auguro di cuore a tutti i penosi anticane. Ma che sei un anticane? Io sono un anticane, cazzo. In spiaggia di dover molto presto affugare con il cane di salvataggio che li guarda senza intervenire.
siccome a Fiumicino, non so dove, vicino a Roma, insomma, qualcuno si è lamentato perché che cazzo c'è? Uno entrava col cane nell'acqua, sto cazzo dei cani, insomma, che pisciano, fanno, peggio zozzerie, è l'animale più sporco che può esistere proprio. È solo dei malati di mente moderni di oggi possono leccarselo e farlo diventare come se fosse un essere umano il bambino, perché sono soli, sono disperati e si mettono con questo essere vivente zozzissimo, sporchissimo, che lecca per terra, dappertutto, e loro se lo baciano, se lo leccano, lo fanno passare con le zampacce nel letto e ci dormono in quel letto. Tutta questa roba, il cane è una in casa e molti lo usano anche come partner, come ben sappiamo, no? E è tutto un orrore moderno, diciamo, che prima non c'era questa roba, perché quando la gente aveva il cervello, il cane lo legava e lo usava così in campagna, per dire, come un antifurto, diciamo, no? Per proteggere la tua proprietà. Oppure per chiamare la pecora, cosa del genere. Veniva il ladro, il cane, wow, questa è l'utilità del cane, ma non di baciarlo e di lasciarlo scorazzare in casa, così come se questo portatore di zozzeria proprio così ambulante. E queste qua, auguro di cuore a tutti i penosi anticane in spiaggia di dover molto presto affogare con il cane di salvataggio. Quindi questo qua, ragazzi, augura la morte all'uomo e adora il cane. Andiamo avanti. Ebbene sì, ragazzi, gli piace Jung. Jung, a cui piace il diavolo, ragazzi, come abbiamo visto nell'altro video. Le religioni sono sistemi di guarigioni per i mali della psiche, dal che deriva il naturale corollario che chi è spiritualmente sano non ha bisogno di religioni. E E anche questo loro così credersi superiori, no? Quando se ne escono con teorie. Ah, ma ci sono gli alieni, voi non lo sapete, ma io ho questa conoscenza. Si imparano tutte queste minchiate sugli alieni, oppure sulla free energy, oppure terra piatta, oppure tartare. Cambia di epoca in epoca, c'è questa conoscenza che questi pochi si credono di avere. Uno dice: ma scusa, c'è la free energy? E fatti un cazzo di generatore di free energy e levati dei coglioni, non ci rompa il cazzo. Sei così figo. Ma loro ce lo tengono. Sei proprio un bambino che dice: ma loro non vogliono darci la free energy. E falla testa di cazzo, che cazzo vuoi che parli come deficiente? C'è questa free energy, falla! Ricordiamo, ragazzi, che tutte queste minchiate di questi qua non si possono provare. Ok? Mettiamo il caso. Questo è un telecomando nero. Non ci sarebbero dubbi se due persone si mettessero davanti a questo telecomando, nessuno uscirebbe e direbbe: no, questo telecomando è verde, ok? Perché è nero. Invece questa gente qua, quando ci sono cose che non si possono provare, come anche la forma della Terra, per dire, è lì, è proprio terreno fertile per loro, proprio. Ah, io ti dirò una conoscenza che tu non sai. Non si può provare, eh? Ma io te la dico ed è così. E i polli gli stanno dietro. E avere i polli dietro può essere vantaggioso, sia per il tuo ego, anche se loro dicono che non hanno ego, perché sono gente orientale, così gnostici, eccetera, e che si rincarnano e quindi diventano sempre meglio, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere. Andiamo avanti con le altre perle. Ecco, questo è un crop, un crap, come si dice in inglese, crap, merda, un cerchio di merda. E questo mozzafiato perfetto e autentico crop circle, CC 3333. Ma non andiamo in quella così lontano.
Collegno Torino, 23 giugno 2015. 2015, ragazzi, è stato anche il tempo quando iniziò tutta internet, fu inondato di questa teoria della terra piatta, ragazzi. E tutti questi gnostici, tutta questa gente qua, ci si fiondò ovviamente perché, ecco, abbiamo una nuova cazzo di arma a nostro favore a far vedere alle pecore. Tempo di studiarsi un po' di queste minchiate online, di qua e di là, fanno le loro presentazioni, eccetera, eccetera, e hanno i polli che li seguono. Fanno anche così, convegni, cose dove parlano di queste minchiate. La gente vuole uscire un po' dalla realtà, no? Tanto sono cose che il rettile ti lascia fare perché tanto non cambiano la sostanza delle cose, no? Se i prigionieri litigano sulla forma della prigione, ma chi gestisce la guardia ne ha fatto un cazzo, insomma. Sì, vabbè, litigate sulla forma o sul colore della prigione. Guarda, il crop circus l'hanno fatto gli alieni, questo, ragazzi. Poi a un certo punto, e qui la cosa è grave. Poi a un certo punto, a un punto certo, mi va a citare. Ah, vedo che il mio computer è totalmente morto. Ma come mai non mi. Ah, non funziona. Ma vedo che la mia immagine è totalmente poco professionale quest'oggi. Anche perché, insomma, ho a che fare con una persona che non serve tanta, diciamo, attenzione, diciamo. E ha messo questa immagine, no, nel suo Facebook. Le multinazionali vengono a Expo per nutrire loro stesse, non il pianeta. E questa è una citazione di Vandanal Shiva. Ok? Questa qua. Vediamo chi è questa eroina sua. Anche BioBlu ne parla. Shiva. Oh, ma guarda! The United Nations! Come mai? Le Nazioni Unite la premiano come attivista che ha lavorato per la difesa della biodiversità. United Nations, ragazzi. Non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Cioè, questo è la. No, climate action, no? Tutte le cose che devono fare le pecore, no? E questo qua. Gli obiettivi, no? Che devono. Life below water. Non si legge bene. Comunque, insomma, qui si è le Nazioni Unite, ragazzi. C'è proprio. Tutte le cose che ci faranno Agenda 2030, eccetera, eccetera, no? E questa qua è usata dalle Nazioni Unite. Questo è il sito delle Nazioni Unite. E lei è qua tutta fiera. E lui lo cita sul suo Facebook. Non ho parole, ragazzi. Vediamo i libri che fa questa, eh? One Earth, One Humanity versus the 1%. Una terra, un'umanità contro l'1%. Questo l'1% poi che in realtà, come dico sempre, è colpa di questi altri 99%, secondo me. Oneness, l'unità, no? Cioè, tutta roba super nuovo ordine mondialista. Vandanal Shiva with a new epilogue about Bill Gates' global agenda. And how we can resist the billionaire's war on life. Tutti ovviamente hanno usato. Bill Gates viene usato come il pupazzo da prendere roba a schiaffi da tutti. Ecco il capitalismo cattivo! Ci deve essere democrazia, dice. Capitalismo perché siccome adesso devono togliere il potere ai piccoli imprenditori, no? Perché deve essere tutta una roba centralizzata. Democrazia è anche comunismo, ragazzi.
come ho spiegato 2 miliardi di volte, e quindi anche lui cade nella cosa, perché se il sistema parla così tanto male del capitalismo è perché vuole far fuori anche queste piccole così rimasugli di free market, e ad un certo punto poi sarà tutto centralizzato, no? Lo Stato, cioè il comunismo, no? Tutto centralizzato. Anche il comunismo funzionava così: lo Stato decide i negozi, per dire, in Albania, quando ero piccolo io, non erano di chi ci lavorava là, lui ci lavorava e basta, erano dello Stato. E le macchine che la gente aveva, che usava per lavorare, per dire, a parte che erano pochissime, non come adesso, ma non erano macchine di proprietà, non esisteva la macchina di proprietà, la macchina era un qualcosa che veniva usata per lo Stato. E questo grande genio qua del nostro Semiasse pubblica, cita gente del genere, diciamo. Ma qui la vediamo su C-SPAN, Congress, il Parlamento in America, ragazzi. La invitano ovunque questa, ragazzi. Vediamo cosa dice qua, così impariamo. We are either going to have a future where women lead the way to make peace with the earth, or we are not going to have a human future at all. Ok? Le donne, cazzo, devono governare, dice qua. Ok? Se no sarà la fine. Ah, qui combatte per il cambiamento climatico anche. Eccetera, eccetera. Qui invitata dalla Harvard University, insomma. Veramente uno da citare questa. Reclaiming the Commons. Commons, comunismo, ragazzi. United Nations Conference on Sustainable Development. Di nuovo, le Nazioni Unite, cioè proprio, se uno pensa a un'organizzazione più mostruosa che ha creato l'uomo, più vicina al nuovo ordine mondiale, diciamo, sono le Nazioni Unite. Proprio. E questa persona è invitata da queste, e questa persona è citata dal nostro eroe. Guarda dove ha parlato, ragazzi, al C40, questo è il rettile delle Nazioni Unite, no? E c'è anche la nostra vecchietta buona con questa palletta in fascia. Ma io la palletta veramente, ragazzi, clown palletta la metterei, cioè, c'ha la palletta sul naso, dovresti avere la palletta, ragazzi. Ok, oh yeah. Ecco un altro libro suo, si chiama Ecofeminism. Insomma, in questo libro lei dice che il femminismo, il patriarcato è cattivo, è oppressivo, il femminismo è buono. Questa roba linkata. La terra ha i suoi diritti. E quando la terra avrà i suoi diritti, ragazzi, tu non potrai più vivere, non puoi nemmeno più visitare i parchi protetti, per dire, no? I parchi nazionali, eccetera, eccetera. Ma i polli non capiscono, non riescono ad andare oltre questa bella frase, la terra ha i suoi diritti, così suona benissimo, no? Ma se capisci, insomma, che loro, per proteggere la terra, loro ti diranno, siccome noi stiamo inquinando la terra, sta cambiando il clima, tu non puoi più andare in questa parte della terra, non puoi più consumare questo, non puoi più avere una macchina, non puoi più... Ma i polli non ci arrivano, purtroppo, e citano gente che viene invitata da France 24, non so come cazzo si dice. No, 80, mi sa che si dice 80 in francese. 24, France 24. Capito, la vestono un po' come una così, una vecchietta tutta così, che sembra buona così,
capelli non tinti, eccetera, eccetera, quindi ti puoi fidare, no? E nel libro ti mette la propaganda: One Earth, One Humanity versus the 1%. E poi è stata invitata anche dalla mignotta delle mignotte di Russell Brand. Bene, ma passiamo oltre, ragazzi. Ritorniamo al nostro eroe. Questo è il nostro semiasso, ragazzi. Qui mammina gli aveva dato un po' di colori e lui si è tutto impasticciato e ha fatto questa foto perché si credeva figo e va bene così, insomma. C'è chi si diverte con poco. Poi qui stavo prendendo schermate da un suo video dove impartisce un po' di conoscenza, aspetta, un po' di conoscenza alle pecore. E qui questo cane l'ho messo io, eh. Guardate un po' cosa c'è scritto. Qui è ora. Tutte quelle minchiate orientali. Devo essere nel presente. Concentrati sul mio respiro. Non pensare a niente, pensa positivo. E poi a un certo punto, ragazzi, questo gli aveva messo proprio una musica di sottofondo alle pecore che erano venuti là, tutti very creepy, si sono ritrovati questa musica un po' altina, così di sottofondo, no? E lui a un certo punto dice: ah, aspettate un attimo, devo abbassare un po', se no comincia ad essere un po' fastidiosa questa musica. Eh sì, dovresti spegnerla, dovresti... non parliamo qua, non parliamo, lasciamo perdere che si commenta da solo uno così. E poi questa cosa della Tartaria che, guarda caso, viene dalla Russia, no? Cioè, tutta questa roba, infatti, è uscita fuori da russi che, insomma, c'è questa supremazia della Russia, ci sono molta gente che dicono che la Russia è la vera salvezza nostra, eccetera, eccetera. Gli fa pensare. Il fatto che costruiscono cose gigantesche è perché... Ma c'è stato un degrado dell'uomo, no? Col tempo. Non riusciamo più ad avere pazienza o a fare le cose come si faceva una volta, no? E prima la gente aveva molto più pazienza, anche vedi i musicisti per dire, erano molto più pazienti, riuscivano a fare un pezzo, ma adesso siamo deficienti totali, non riusciamo a fare molte cose che prima avevano la capacità. Perché c'è stato chi ci controlla piano piano. Deve rendere queste bestie che hanno il suo controllo sempre più facili da governare, no? Quel tempo ci hanno fatto sempre più stupidi, ragazzi. Siccome quelli con i coglioni sono stati fatti fuori nel tempo, si sono moltiplicati solo gli stupidi, e piano piano arriviamo al punto che non sappiamo nemmeno avere la pazienza di fare opere, vere opere d'arte o costruire roba gigantesca. Ogni cosa complessa, ragazzi, è fatta da... Se tu la smonti, ogni processo che sembra impensabile è fatta da piccoli passaggi fattibilissimi. Anche un Colosseo, per dire. Se tu lo vedi, è fatto da... Ci vuole tanto tempo e tanta gente che ci lavora, ma se lo vedi alla fine sembra una roba gigantesca, incredibile. Ma come hanno fatto a fare sta roba? Ma è tutto un paziente lavoro di pazienza e di testa, la conoscenza ce l'avevano, eccetera, eccetera. Quindi non c'è niente, ma loro ovviamente devono mettere. Poi c'è questo mentalità da vittima nel dire che, ma loro non ci dicono. Che cazzo vuoi? Hai i coglioni di liberarti da questa gabbia di dire. Di andare da questi che in questo momento hanno il potere di trasmettere con le loro TV quello che vogliono? Vai! Hai coglioni? Invece di fare il bambino di... Ah, ma loro non ci dicono che c'è energia gratis, ah, bah, bah, bah. Vai! Hai coglioni? Non fai il bambino! Vai lì, fai un colpo di stato, quello che cazzo devi fare, prendi il potere... E ci sbatti, dai la cazzo di energia gratuita. Non fai il bambino che stai lì a piangere. La terra è piatta, loro non ce lo dicono. Che deficienti, mamma.
qui a un certo punto uno ha zoomato sulla presentazione di staffa, c'erano i soliti cristalli e piramidi che t'addrizzano i peli del cazzo e te fanno passare tutte le malattie, tutte le ste minchiate. Però il cervello non te l'aggiustano, purtroppo. Questo l'abbiamo detto. E quando si tratta di questa roba che loro parlano, no? Di Tartaria, di terra piatta, terrasfera, eccetera, eccetera, è come se loro, tipo, un po' come la scelta tra Pepsi e Coca-Cola, no? Oppure destra e sinistra, no? Tutte e due. Cioè, è una non scelta, no? Oppure chi votare? Se votare quello che ti sbranerà con questa testa così o con quest'altra testa così, no? C'è l'illusione della scelta, no? E poi ci ritorniamo. Infatti, ritorniamo con l'altro che ho detto prima. Faccio un'analogia adesso che spiega questa cosa. Avete fatto caso che nel computer, per dire, solo l'amministratore ha il potere di scrivere veramente la possibilità di modificare i file del computer, no? E ci sono volte, per dire, che l'amministratore del computer lascia accesso al computer a certi utenti solo in modalità read only, cioè solo lettura, no? Che non possono modificare il computer, no? Allo stesso modo anche questa cosa della terra piatta, del Pepsi o Coca-Cola, del partito, destra o sinistra, se la terra è piatta o sfera, cioè, sono tutte cose che non cambiano il sistema, non cambiano l'ordine delle cose. Loro te le lasciano fare, anzi, le promuovono loro stessi perché, ah, ecco, un'altra opzione, un'altra scelta in più che ha lo schiavo per sentirsi ancora con più così. Ah, guarda, schiavo, c'è anche la scelta di pensare tra questa e questa. Oltre alla scelta che ti abbiamo dato tra Pepsi e Coca-Cola, oppure tra destra e sinistra, fondamentali, guarda che bella libertà che ha, ti diamo anche questa libertà di pensare se la terra è la forma della terra. Importantissima per te, che sei uno schiavo. E poi un altro aspetto che ovviamente, cioè, che sfugge sempre, cioè cerchiamo, poi dopo arriviamo a questo. Se andiamo a vedere tutte queste scelte qua di questa gente qua, sono cose materiali, se andiamo a vedere, no? E io infatti, quando tempo fa, anch'io ero come lui, perché anche lui nei suoi video dice che prima credeva nello spazio e adesso non ci crede più, no? E anch'io, appassionato anch'io di spazio, eccetera, eccetera, vedevo documentari, eccetera, leggevo, eccetera. A un certo punto, ho aperto gli occhi e ho detto: ma come cazzo è possibile che questi stronzi non parlano dell'aspetto, cioè noi puntiamo telescopi miliardari sulle stelle, per dire, e spendiamo tutti quei soldi per vedere le stelle, ma perché non puntiamo questo cannocchiale, per dire, qua giù, per vedere lo schifo che c'è qua giù, no? E quindi, se andiamo a vedere tutte queste. Cioè, la gente combatte, per dire, su cose materiali sempre. Ah, sulla forma della terra. Ah, se mangiare questo e questo. Ah, io sono vegano, tu sei, mangi la carne. Cose materiali. Quando si tratta invece di morale, cose spirituali, morale intendo anche nel senso, cioè, perché la morale poi è come se fosse la chiave, nel senso che. Per dire, no? Quando ho fatto l'esempio del treno, che chi è prigioniero nel treno litiga su che forma abbia il treno, che colore abbia il treno esternamente, no? La parte morale, cioè quello che di cui dovrebbero preoccuparsi è in che direzione va questo treno, o come dirige dove sta andando questo treno, no?
Nel nostro caso, non so se riesco a far capire questa cosa, la morale sarebbe se noi più di queste scelte così materiali ci concentriamo su aspetti morali, perché quando abbiamo una morale, poi dopo abbiamo anche il potere di decidere come umanità, per dire, che direzione prendere, no? Ma nel nostro caso, per dire, la parte morale, cioè Dio, è stata tolta di mezzo da chi ci controlla, proprio perché la parte morale ha la capacità di dirigere la nostra vita. E loro, siccome te l'hanno tolta totalmente, ti riempiono con cose materiali, scelte materiali. Cioè, chi ci controlla ci riempie solo con roba materiale, e il controllo, cioè la parte morale, su come deve andare questa comunità umana, ce l'hanno totalmente loro. Quindi questo è un altro aspetto che loro non gli sfugge. Poi, ritornando un po' alle minchiate, ragazzi, il suo video si vede. Questo l'ha linkato Fabio, troppo fuori quando l'ho visto. È molto carina questa penna, no? Ma poi, ragazzi, cioè, questa gente. Cioè, io, per dire, spesso, cioè, vedo anche la gente che spinge una certa teoria, per dire. Di solito la terra piatta, le scie chimiche, tutta questa roba che è spinta da gente un po' schizzata, diciamo. Non sempre, non sempre. Però, generalmente parlando, e ti fa venire il dubbio, no? Guardate un po' chi parla così. E poi. Come si dice? Embrace, come si dice? Tipo, gli piace talmente tanto questa teoria che adottano, che addirittura diventano violenti contro l'altro, che poi ovviamente è anche lo scopo di chi butta queste teorie a noi topi, diciamo. Poi a un certo punto ho visto sul suo canale YouTube che lui è anche così prestigibirigir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 ibirig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 
diciamo che frega un po' la gente, no? Un po' come che i zingari lì, ho fatto l'esempio delle tre carte, no? E anche lui qui in questo video fa vedere tre carte, eccetera, eccetera, no? Che è nello spirito di questa gente qua, ragazzi, quello di essere un po' più superiori degli altri, no? Di far vedere che io so queste cose e voi non le sapete, no? Ricordo in Albania, ragazzi, sì, il comunismo era quello che era, ragazzi, ma non esistevano gente che fregava gli altri così. Ok? Ma io, dirà lui, lo faccio, ovvio, non sto dicendo che lui lo fa per fregare, però non c'è un aspetto, no? E infatti a lui piace un prestigio medium/medium/massone con questa posa così, chiamato Gustavo Roll. Gustavo Roll, che faceva sempre le foto così lui, col dito così. Qui vediamo una fenice dietro, la mano con la M, che sarebbe la M o anche, no, che cazzo, non riesco a fare, 33, se tu vedi questa sarebbe una M, anche 33, dicono questi esperti, ma cazzo, il mio cervello non ci sta. Vediamo la giacca, la cravatta e i libri dietro sempre, ragazzi. Oltre l'umano, ragazzi, ok? Questo è il succo di questa gente che si crede speciale. Ma che di speciale non ha niente, che non ha capito un cazzo. Lui era un medium, ragazzi, faceva le carte, porca troia, tutti dicevano: "Oh, ma come hai fatto?" E faceva sempre questa M con le mani, che le vediamo sempre nelle foto dei rettili, ragazzi, era un simbolo per dire che io sono uno di voi, no? Sono uno del club, no? E infatti, dagli anni 30 la sua fama fa il giro dell'aristocrazia, della politica e della cultura, in,
incontra personaggi di spicco come Mussolini, amico di Fellini, Cesare Romiti, a casa Agnelli, insomma, un mega rettile, ragazzi. Questo qua, infatti, quando Mussolini incontrò Gustavo Roll, e questo qua, ragazzi, non c'aveva un cazzo da fare perché era un riccone, un po' come me, diciamo, che non c'ho un cazzo da fare e perdo tempo così con queste cose, e si divertiva, che è di famiglia benestante, capito? Esattamente come me, ragazzi, io ho soldi proprio che mi escono dalle orecchie, infatti per questo non chiedo donazioni. Vediamo un po' una citazione di questo Gustav Roll, ragazzi. Dunque, chi era Gustavo Roll? Era un maestro spirituale nel quale il risveglio della luce interiore gli ha permesso di espandere le normali possibilità umane. Ha avuto il ruolo di confermare la presenza di Dio in un'epoca di grande materialismo. È quello di incoraggiare ogni uomo a intraprendere lo stesso suo cammino. Certo, mica siamo tutti eretti, non abbiamo un cazzo da fare. Se mettiamo là a imparare a entrare in contatto con i demoni come fai tu e a giocare con le carte, non è possibile. A incoraggiare lo suo stesso cammino per poter dimostrare che il divino non è irraggiungibile e lontano dall'uomo, bensì alla sua portata. Noi siamo Dio. Quando egli intenda cercarlo, ha inoltre indicato una scienza, bla bla bla. Mentre a Torino, ragazzi, questo spunta fuori e lo fotografano anche in America. Quindi si trovava in due posti contemporaneamente. E con questa perla, ragazzi, spero di avervi fatto fare due risate. Salutiamo il nostro amico Silvan e alla prossima!